Newton High By Power Meter è un misuratore di potenza, oltre che di altri parametri, naturalmente velocità, frequenza cardiaca, inclinazioni, eccetera, velocità del vento, che appunto esprime in maniera diretta il valore della potenza istantanea di media massima. Ebbene, il principio di funzionamento del Newton High By si basa sulla terza legge di Newton, che dice che la forza incidente, la forza opposta si equivalgono. Quindi, grazie alla misurazione dell'attrito del vento, possibile, grazie a questo strumento che voi vedete, si chiama tubo di piton o anemometro, interfacciando questo valore con dei parametri, velocità, istantanea, peso, cadenza, eccetera, un algoritmo elabora in maniera assolutamente precisa ed affidabile il valore della potenza espressa. Ora, premetto che questo strumento, quindi il tubo di Piton, è utilizzato per la misurazione della potenza nelle vetture di Formula 1, sugli aerei e nelle aziende, tra le altre, nelle aziende aerospaziali, quindi deve essere necessariamente affidabile e sicuro. Prima di iniziare, vi dico che il Newton High By riesce a lavorare con quattro profili differenti, cioè per esempio dato che è importante calibrare lo strumento sulla base anche della conformazione della bicicletta, di parametri che poi vedremo molto semplici ma differenti nelle differenti condizioni, dicevo che si può lavorare con quattro profili, quindi quattro bici differenti o volendo con quattro tetti diversi. Bene, si accende semplicemente con un clic, qualsiasi tasto. Quello che voi vedete è la schermata home, la velocità istantanea, la potenza istantanea e il valore delle frequenze di pedalata e di frequenza cardiaca. Se schiaccio questo tasto home, entro nella seconda schermata riepilogativa, dove ho la velocità istantanea, la potenza alternata al chilometraggio e il tempo percorso. La prima operazione da fare con il Newton quando è nuovo, scusate, è quella di calibrarlo, cioè praticamente settarlo in modo tale da renderlo su misura per ogni atleta e per ogni bicicletta. La calibrazione va eseguita una volta sola, dura una decina di minuti, è molto molto semplice. Per calibrarlo si entra in questo menu, nel menu di setup, cliccando per più di 2 secondi questo tasto AVG Max. Scorro, ignoro per ora, fino a che non arrivo a questo menu. Ripeto, la prima volta è automatico, però eventualmente potete anche arrivarci da qua per le volte future se sarà necessario. Quindi schiaccio il pulsante centrale e a questo punto lo strumento è pronto per essere calibrato. Come si calibra? Semplicemente iniziando a pedalare a una velocità di 25, 30, almeno di 25 all'ora, e a un certo punto, quando il cronometro arriva a 5, mi dice di fermarmi e di tornare indietro per la stessa strada. Ecco che poi il chilometraggio percorso arriverà fino a zero, a quel punto lo strumento è calibrato. Successivamente vanno inseriti alcuni parametri come peso, altezza, frequenza di soglia, eccetera, e lo strumento è pronto all'uso. Ricordatevi che ogni bici ha bisogno di una calibrazione, lo vedremo più avanti, quindi ogni profilo ha bisogno di una calibrazione. Io esco da questo menu, naturalmente non eseguo la calibrazione e inizio a farvi vedere quali sono le impostazioni più usuali. Quindi vado avanti, vabbè, la percentuale di batteria, l'altitudine, questo lo fa in automatico, se non dovesse rispettare per condizioni barometriche molto particolari l'esatta altitudine del punto in cui lo calibrate, basta entrare nel menu e modificarlo e siamo a posto. Proseguo, il peso. Però è molto più comodo farlo direttamente da computer. Questo lo ignorate, lo vediamo più tardi. E comunque è il sistema che rileva le varie sensori sulla bici o fascia cardiaca e quant'altro. Vado avanti. Set filter è il filtraggio della rilevazione istantanea, cioè se io metto un filtro 3 vuol dire che ogni 3 secondi lui mi darà la lettura della potenza, quindi l'aggiorna ogni 3 secondi. Se ovviamente se voglio modificarlo posso fare ogni 5 secondi, ogni 10, ogni 30, ogni 0, ovviamente più è basso più è sensibile. Io mediamente metto
aperto due o tre, poi vi regolate voi. Ecco, set profile vuol dire seleziona il profilo, quindi la bicicletta da strada è 1, la bicicletta da crono sarà 2, eccetera. Quindi per cambiarlo, tasto centrale, vado e lo confermo con il tasto invio. Ricordatevi però ogni volta di cambiare appunto la bicicletta se eventualmente sostituite appunto di cambiare profilo se sostituite la bicicletta. Quindi la registrazione registra i dati ogni 5 secondi oppure posso ogni secondo, o c'è anche un'opzione che vedremo tra un attimo che si chiama Power Stroke che fa 16 rilevazioni al secondo, quindi è molto più come dire fitta. Ricordatevi che mediamente il Newton, per chi fa attività ciclistica professionistica, va scaricato ogni 10 giorni perché appunto i dati, la memoria è abbondante, però chiaramente ore e ore di bici comportano la saturazione della memoria. Quindi da ok, se voglio cancellare i dati, ma in questo caso non interessa, vado avanti. Ecco, questo strumento che voi vedete è il Power Stroke, è uno strumento, cioè questo menu, è uno strumento, il Newton, che permette di rilevare la dispersione di energia durante il vostro allenamento. Si vede meglio questa opzione e questa facoltà dal tutorial che ho già preparato sulla Newton, l'ISA, che è il software di controllo del Newton, quindi quello da PC. Bene, se voglio attivare il Power Stroke, attivo questo tasto centrale e cambio, cioè il meccanismo, il funzionamento è sempre quello: tasto centrale apre il menu e su e giù cambia il settaggio, e a questo punto per confermare faccio yes. Io naturalmente questo momento non attivo, vado avanti. Allora, user è un ulteriore menu che serve agli stati avanzati di atleti, diciamo, che fa l'attività molto intensa. Quindi lo attivo, yes, e entro nel menu. L'allenamento con i rulli, si può utilizzare il Newton, ovviamente poi avendo anche il riscontro grafico dell'allenamento con dei rulli. C'è un database che lo vedete anche quello da PC, che mi permette di selezionare quale modello di rullo sto usando e di inviare il dato al Newton, che quando lavorerà terrà conto di quel tipo di parametro, quindi di quel tipo di rullo. Se ovviamente eseguo un allenamento con i rulli, metterò su sì, su on, ma su strada naturalmente no, ma state attenti appunto di non di utilizzarlo questo comando di volta in volta. Quindi a volte è capitato di avere degli atleti che dicevano che hanno avuto problemi di rilevazione o frequenze e però avevano inserito questo settaggio dei rulli. Vado avanti. Questo invece è uno strumento, è un menu molto importante nel cronometro, quindi vi leggete, serve a determinare il tempo, la potenza massima, è una sorta di valutazione istantanea del lavoro che state facendo. Autodisplay, se è off vuol dire che non torna automaticamente al display di partenza, quindi se voi siete sull'home e digitate il menu della pendenza piuttosto che dell'altitudine e quant'altro, se è on lui torna dopo 4-5 secondi alla home dello schermo, diversamente resta impostato com'è. Con quello ovviamente lo regolate voi. L'anno, la data, l'orologio, LCD vuol dire quanto deve essere intenso la luminosità dello schermo, anche questo è un sistema che regolate voi. Questo menu vi permette di misurare con un'operazione, anche questa tutto sommato molto semplice, basta leggere sul menu, il fattore di attrito vostro quando siete in bicicletta. ABS wind vuol dire la velocità assoluta del vento. Se ovviamente clicco e vado su no, mi misurerà la velocità relativa. Che differenza c'è? La velocità assoluta è quella appunto assoluta. Se ho un vento alle spalle di 5 all'ora, mi misurerà 5 all'ora. Se invece metto la relativa, misurerà la somma della mia velocità in bicicletta più quella del vento. Quindi se vado a 45, 45 più 5, naturalmente 50. La temperatura, ovviamente che questo
fa da sé. Fit Test invece è un test di potenza che voi potete fare direttamente con il Newton. Questo basta leggere sulle istruzioni. Quindi ritorno al menu User, Racer, quindi corsa, è un ulteriore menu di specifica per chi fa un'attività, ripeto, professionistico, comunque a livello agonistico intenso. Entro nel menu, questo è il misuratore chiaramente di pendenza. Ripeto, per funzionare deve esserci la condizione del movimento e della presenza corretta funzionante dei sensori. Se sono fermo, questi valori non sono nulla, cioè non naturalmente sono sbagliati. Ecco, questi invece sono dei parametri, alcuni li ho attivati, alcuni no, che servono per verificare lo stress d'allenamento e il tipo di allenamento che avete fatto. Ecco, naturalmente questo è uno strumento che ha tantissime funzioni, poi ognuno si regola in base alla necessità che ha. La cadenza naturalmente deve essere attiva, perché la cadenza è uno dei parametri sui quali lavora lo strumento per la rilevazione. Le ore in bici io posso modificarle, le ore totali. I chilometri. Ecco, quindi ho visto come si setta sostanzialmente il Newton iBike. Per ritornare nel menu principale schiaccio qua. Adesso vediamo, con questo pulsante AVG Max mi dà la potenza AVG, quindi media, oppure massima, quindi velocità, potenza, massima e media. Con questo sotto invece mi misura l'inclinazione, che ripeto non dovete far caso perché sono fermo, la potenza e la cadenza, la frequenza cardiaca. Un altro clic, la velocità del vento, la potenza e la cadenza e battito cardiaco. E qua ritorno nella posizione ancora della home. La percentuale di batteria, sto schiacciando il tasto sinistro, le kilocalorie, il chilometraggio e il dislivello, la quantità di memoria impegnata, i chilometri totali e il tempo totale. Il tasto destro invece, la temperatura e l'orario, la percentuale della salita, la velocità del vento e l'altitudine, e ritorno nella home. Ecco una cosa che è importante a volte, è che in questa posizione dove voi vedete l'altitudine, se c'è una variazione repentina e forte della pressione atmosferica, per esempio una perturbazione, eccetera, può darsi che questo dato risulti leggermente sballato. Cioè, se io adesso sono a 52 e arriva una perturbazione, può darsi che lui me lo vari questo valore. Oppure sono da un'altra parte e voglio riportarlo il dato al valore di setup, schiaccio questo finché non lampeggia. Ecco, vuol dire che è praticamente esattamente come l'ho impostato quella volta, quindi 52 è restato 52. Un'altra caratteristica delle Newton e dei bike è quella di lavorare ovviamente con dei parziali, quindi per fare un parziale parto. Inizio la salita, quindi faccio un pezzo di strada. Primo parziale, tasto destro, sinistro, scusate, lo tengo premuto finché non lampeggia l'app. Done, fatto, e l'app 1. Quindi l'app 0 sarà dalla partenza al punto in cui sono. L'app 1 inizio la salita, quando schiaccio lui inizia l'app 2, eccetera, eccetera. Un'altra opzione che potrebbe risultarvi utile è la ricerca dei sensori. Se per una ragione o per l'altra, so, cambiate la fascia del cardiofrequenzimetro, cambiate la batteria, faccio per dire al rilevatore di sensori, se non lo fa in automatico il rilevamento, fate così, schiacciate questi due tasti in automatico, adesso non lo faccio, 1 e 2, 1 e 2, e lui ricerca, scusatemi, in automatico le varie periferiche, quindi se sono velocità, di cadenza, se avete anche un altro power meter collegato, può
può anche lavorare in questa maniera. L'ultima cosa, un'opzione che a volte si presenta, è quella di, a volte, ecco, come nei computer o nei cellulari, l'operazione di reset, R7. Quindi basta, vi accorgete che per una ragione o per l'altra la rilevazione non è istantanea, c'è qualcosa, insomma, che non va, schiacciate 1, 2, 3 e il tasto centrale contemporaneamente e lui, in questa maniera, vedete, esegue un hard reset. I parametri restano uguali, resta tutto uguale, l'unica cosa è vedete, l'orologio e calendario che praticamente torna allo stato iniziale dell'ultimo firmware. Per regolare l'orario lo fate come avete visto, più semplicemente collegando al computer. È chiaro che se voi fate, per esempio, in corsa o prima della gara una registrazione così, lui, quando poi scaricate il dato sul computer, vi riporta la data reale. Quindi questa è una garanzia. Per spegnerlo, tasto sinistro. Tasto centrale per 2 secondi off ed è tutto. Grazie e buon lavoro.